Oh my god. Ma voi siete pazzi. Ok. Madonna. Ragazzi, questa è una delle cose più paurose che io abbia mai fatto nella mia vita. Ragazzi, ce l'ho fatta, sono finalmente arrivato. Cioè, non sono tanto lontano, sono a Madeira, ragazzi. Portogallo, un po' più in Africa forse, in Portogallo, ma cioè non è così lontano come viaggio tutto il giorno che sono per aeroporti. Cioè, com'è possibile che per venire qua ci ho messo lo stesso tempo che ci metto di solito per andare in Canada? E ho preso il volo più costoso che c'era per risparmiare tempo. Però, ragazzi, che location! A parte che sono entrato in stanza prima e ho fatto anche una storia su Instagram. Seguitemi su Instagram perché vedete tutti i retroscene e soprattutto vedete in anteprima quello che poi magari uscirà su YouTube. Entro in stanza, metto la chiave, si accende da sola la TV e cosa c'era? MTV che andava con i Tenacious D. Poi mi giro e cosa vedo? Oh! Ma dove cazzo siamo? Ma che posto è? Vabbè, sai che c'è? Che cazzo è Milano? Ma le sbatte non sono ancora finite perché devo montare ancora la bici, che domani mattina sveglia presto, che si inizia a filmare a cannone 3 giorni. E tra l'altro domani vi spiegherò cosa sono venuto a fare a Madeira, perché il viaggio non l'ho organizzato io. Ragazzi, abbiamo cambiato completamente location, come vedete. Dal sole siamo passati a nebbia completa e siamo qui con direttore di tutto, Jacob. Buongiorno. Will. Buongiorno, arrivederci. E poi i ragazzi di Ride Madeira. Giorno. Buongiorno. Nome? Marco. And? João. What? João. João? João. How can I translate for Italian? Italian is João. Same? Sì. Ok, ok. Allora ragazzi, cosa siamo venuti a fare fino a Madeira? Lo vedete benissimo qua, una e una due. Cosa sono? È la nuova Insta360 One Air S, quindi la versione maggiorata e versione migliorata della Insta360 One Air, cioè la telecamera modulare di Insta360. Sono venuto con gli altri proprio perché stiamo filmando il video di presentazione e il video di drop, di lancio della telecamera. Perché hanno scelto me? Perché io ho già usato le telecamere. Quindi quei cani sono giù, mi hanno mandato su, adesso io devo far partire tutto perché sanno che le so usare. Facciamo questo primo test con le Insta360 One Air S, i treni di Madeira. Ragazzi, come potete vedere, siamo già montati male. Praticamente come funziona, ragazzi? Gireremo l'isola in questi giorni a cercare gli spot più pazzeschi, proprio più scenografici, e filmare tutto con la Insta360 One RS. Io mi aiuterò, oltre a filmare ovviamente con loro, mi sto aiutando con la piccolina, la Go 2. Guarda che figata! Sembra un po' di essere Jurassic Park.
cosa figa ovviamente, ragazzi, che l'app di Insta360, anche qua i professionisti riguardano le clip con l'app. Ragazzi, la parte bella della giornata. Ci fermiamo a mangiare nella locanda tipica madeireana. Vi devo mostrare una cosa veramente, cioè, non l'avevo mai vista. Stiamo iniziando a pranzare. Il buon Will ha preso giustamente un cappuccino. Si beve il cappuccino prima di pranzo. This is why Brexit happens. These like cultural differences you can't overcome. You know. Allora, stavamo filmando, stavo cercando di fare una bubaca con la bici su una roccia e sono caduto all'indietro e praticamente sono caduto di schiena sulla merda di vacca. Ho sporcato un pochino la felpa. Dice, vabbè, c'avevi sulla felpa, non ti sporchi. Eh no! È passata attraverso! You know how we say when it's that high? We say ara faccia du gaz. Try. Ara. Facch. Du. Cats. Cats. Ara facch du gaz. Ara facch du cats. Esatto. Ragazzi, non avete idea di quanto sia massacrante filmare per questi video qua. Perché tu devi continuare a salire e scendere, cambiare gli attacchi, sentire quello che ha di dire uno, sentire quello che ha di dire l'altro. Poi no, non va bene da quella parte lì, farlo un po' più storto. È bello perché l'esperienza è veramente figa, ma è molto molto stancante. È un lavoro, siamo qui per quello e lo facciamo. Comunque devo dire, ragazzi, scelta azzeccatissima, mi sono arrivate da poco le barrette proteiche al mango, azzeccatissime per l'ambiente così tropicale. Link in descrizione e codice faraone per extra 15% di sconto, eh. Mettiamo un attimo da parte questa, perché sono riuscito finalmente a rubare dalle mani di Jacob, cioè quello che filma, la nuova Insta360 One RS, ragazzi. Oh, tutto il giorno che mi filmano con sta telecamera e ancora non è riuscito a prenderla in mano. Ovviamente quando voi state vedendo il video la telecamera è già uscita e ovviamente trovate sempre il link in descrizione, ma Insta360 ce ne ha date due e dobbiamo spartircele, tranne che quei due bastardoni là non spartiscono niente, ragazzi. Sapete che c'è? Sono stanco. Ma quella piscina lì mi guarda troppo per non poterla usare. Non è il momento proprio più indicato, forse, fare il bagno in questo momento, perché vi dico, fa abbastanza freschino. Ma un puccio, i vecchi qua dietro che guardano, tanto non capisco un che. Pensavo di fare la recensione qua, torno in camera perché sennò mi ammalo e non finisco lo shooting nei prossimi giorni. Ok, ragazzi, finalmente pulito e profumato. Ma quindi che differenze ci sono tra la nuova Insta360 One RS e la Insta360 One R? Per chi non lo sapesse, la Insta360 One R è la telecamera modulare. La cosa figa che ha fatto Insta360 appunto è che adesso ha un nuovo cervello, la RS. Però, ipoteticamente, uno può attaccarci le cose vecchie della Insta360 One R. Io voglio attaccargli il modulo 360? Prendo il corpo della One RS, modulo 360 e batteria della RS. Perché batteria dell'RS, ragazzi? Perché la batteria dell'RS è migliorata fino al 21% in più di batteria. La nuova lente RS 4K Boost con sensore da mezzo pollice che arriva fino a 48 megapixel. Audio migliorato perché hanno messo un nuovo microfono che dovrebbe appunto ridurre ulteriormente il rumore del vento. Case della telecamera cambiato completamente. Adesso ha un comodissimo pulsantino per aprire e sfilarla da di fianco direttamente. Ma la cosa più figa, ragazzi, che secondo me ha fatto Insta360 per questa nuova telecamera,
generale che ha ascoltato gli influencer. Le Insta360 sono veramente comodissime da utilizzare dal telefono, ragazzi. Hanno un'app veramente ottimizzata al 100%, ma per chi come noi creator o noi youtuber usa questa telecamera quotidianamente e quindi filma una marea di video e anche lunghissimi, la nota dolente era che tutte le clip, una volta registrate, per mettere nel programma in montaggio, prima dovevano passare per Insta360 Studio, che è il programmino che Insta360 ha fatto apposta per poter selezionare tutti i campi di visuale, mettere a posto la clip, tagliarla. Questa cosa l'hanno risolta proprio perché adesso basta impostare la telecamera il quick flow state, che ti permette di registrare il video e il file esce fatto e finito dalla telecamera. Quindi basta che lo prendi, lo metti nel programma in montaggio, editi, 200 anni, monta, metti tag di qua, di là, fa la copertina e poi pubblichi il video su YouTube. Adesso non voglio annoiarvi più di tanto, però il mio obiettivo di domani è rubargliela dalle mani di Jacob e usarla finalmente, testarla per come la voglio usare io, ok? Dietro qualcuno, al dronista, ragazzi, dronista che ci avrà su, non so quanti K di drone, se lo porta in giro bello tranquillo. Quanta faccia, watch your head. Oh, the drone. Vedete, ragazzi, questi pazzi adesso mi fanno girare su questa cresta e loro non tirano neanche giù le bici, lasciano lì belli sul carrello, scendono a piedi, stai tranquilli, tanto poi risalgo io a piedi, giusto? Ok, ok, abbiamo ufficialmente perso il drone, ragazzi. Praticamente ha detto che ha perso il segnale ed è caduto giù dalla montagna. Vediamo se lo vedo. Sento qualcosa. Sento il rumore. Sento il rumore. Eccolo. Eccolo! Perfetto, ragazzi! Ecco qui il nostro drone, stoppiamo il video. Ragazzi, ultima location. Come vedete, paesaggio sempre mozzafiato, però adesso ci aspetta tipo un'oretta di pedalata. Che palle, un'oretta di pedalata. Mi fanno soffrire fino alla fine questi inglesotti. L'umidità che c'è qua a Madeira è la stessa umidità che c'è nei boschi della Brianza. Inquietante abbastanza, eh? And here? What's here? Quello lì che vedete davanti a me è il trail che noi dovremmo fare adesso e filmare con i droni e tutto da su lì a giù qui. Vedete com'è esposto, cioè su quella roccia lì. Praticamente, ragazzi, io dovrei passare qui in mezzo con la bici. Stare attento a questa roccia, ovviamente, passare qua. Me ne sbatta il cazzo, io non voglio andare lì. Io non voglio finire lì. È tutto esposto comunque, perché qua sembra non esposto, ma ho abbastanza paura delle altezze. Cioè non sono tantissimo a mio agio con questi strapiombi. È veramente, veramente paura, perché sia lo shot più rischioso del trip. Please, not too many times. Oh my god, this is crazy. Ma voi siete pazzi. Ok, madonna, ragazzi, questa è una delle cose più paurose che io abbia mai fatto nella mia vita. Altro che velocità, qui vado più piano che posso io. Tell me please when I can go. Whenever you're ready. Can I go? Yeah. Coming!
Oh shit. Woo. Oh. Oh. Madonna. Non è per niente difficile, ma non avete idea di che cazzo di paura faccia. Ok? Ragazzi, io non sono uno pauroso, cioè vi posso assicurare che di solito quando c'è da provare nuovi trail, sperimentare nuovi salti eccetera, sono il primo a provarli e non mi tiro mai indietro. Ma in questo caso ero un pochino diverso, perché in questo caso non si trattava di provare un trail e al massimo cadere. Se sbagli, se per caso ti tocca dentro il pedale nella roccia e perdi l'equilibrio dalla parte sbagliata, vai giù e non ci sei più. Ma sinceramente gliel'ho detto anche ai filmer una volta e basta. Però al di fuori di quello, ragazzi, vi posso dire che ho passato 3 giorni epici da rifare assolutamente. Madeira è fighissimo, sono stati tutti ospitali, soprattutto voglio ringraziare Freeride Madeira che ci ha scarrozzato in giro in questi giorni con i posti più incredibili dell'isola, Insta360 che ha permesso questo viaggio, e ricordatevi ragazzi che se volete più info o acquistare la nuova Insta360 One Air S la trovate qua sotto in descrizione. Ora ragazzi devo rimpacchettare tutto perché la vacanza è finita, domani ho l'aereo. Se non l'avete ancora fatto ovviamente iscrivetevi al canale, supportate il video lasciando un like se vi è piaciuto il video, ma anche un dislike se non vi è piaciuto, se vi ha fatto cagare, ditelo, perché comunque è un feedback. Come dice il buon Ivan Giussani, seguitemi su Instagram e ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video. Bella.